Eccomi qua ragazzi, sono arrivato alla sala dove ho avuto delle schede. Beh, tanto la sala, perché queste sono telecamere immersa. E fatto terza scheda inserita. È completo. Ora nessuno può più fermare il Metal Gear. Master, che cosa sta succedendo? Tu hai trovato la scheda e hai perfino attivato la testata per noi. Ti devo proprio ringraziare. Mi spiace di averti coinvolto in quella seccatura della Lega Memoria di Conformazione. Ma che cosa sta dicendo? Noi non siamo riusciti a scoprire il codice del direttore della DARPA. Neppure i poteri psichici di Mantis bastavano a leggergli il pensiero. Poi Ocelot l'ha ucciso per errore durante l'interrogatorio. In altri termini, non eravamo capaci di lanciare un attacco nucleare e stavamo tutti quanti preoccupandoci parecchio. Senza la minaccia dell'attacco nucleare, nessuno avrebbe mai accolto le nostre richieste. Che significa? Essendo sprovvisti dei codici di detonazione, abbiamo dovuto trovare qualche altro sistema. E così ho deciso che potevi esserci utile, Snake. Vale a dire. Come prima cosa ho pensato che avremmo potuto ricavare qualche informazione da te. E così ho fatto travestire di Coy Octopus da direttore della DARPA. Purtroppo Octopus non è sopravvissuto all'incontro per colpa del Fox Dye. Significa che lei aveva pianificato tutto ciò fin dall'inizio. Solo per farmi inserire il codice di detonazione. Non pensavi mica di riuscire a fare tutto quanto da solo, vero? Ma chi diavolo è lei? In ogni caso, i preparativi per il lancio sono ultimati. Non appena il mondo avrà un saggio della potenza di quest'arma, la Casa Bianca non avrà scelta e dovrà darmi il vaccino per il Fox Dye. Il loro asso nella manica ora non serve più a niente. Asso nella manica? Il piano del Pentagono per sfruttarti ha già avuto successo. Nella stanza delle torture. Snake, sei proprio l'unico che non sa niente. Povero sciocco. Ma insomma, chi è lei? Ti dirò tutto ciò che avrai voglia di sapere. Se riuscirai a raggiungermi, cioè. E il posto sarebbe... molto vicino. Nei, quello non è Master Miller. Troppo tardi, Campbell. Il corpo di Master Miller è stato appena scoperto a casa sua. È morto da almeno 3 giorni. Io non lo sapevo, perché il mio collegamento codec con Master era saltato, ma Mei Ling... diceva che il segnale di trasmissione veniva da dentro la base. Ma allora, lui chi è? Nei, tu hai parlato a... me, caro fratello. Liquid, ma che... tu sei servito al tuo scopo. Ora puoi morire! Che maledetto. Quello dietro antiproiettile non puoi sfondarlo con un'arma ordinaria. Riesci ad aprire da lì la serratura di sicurezza? Ci provo, cerca di reggere per 1 minuto. Non c'è problema, mi trovo l'antigas, adesso non l'ho presa. Vabbè, tanto è 1 minuto, cosa sarà mai 1 minuto? Ti pareva. Arrivo Liquid. Liquid. Snake. Ti piacciono i miei occhiali da sole? Intendi puntare un'arma contro tuo fratello? Perché hai fatto finta di essere Master?
per poterti manovrare con maggiore facilità. E ti sei comportato abbastanza bene, devo dire. Anche i ragazzi al Pentagono probabilmente stanno pensando la stessa cosa. Di che diavolo stai parlando? Esegui ciecamente degli ordini senza fare domande. Hai perso il tuo orgoglio di guerriero, sei diventato solo una marionetta, Snake. Cosa? Fermare il lancio nucleare, salvare gli ostaggi. Era tutto un diversivo. Un diversivo? Il Pentagono aveva solo bisogno che tu entrassi in contatto con noi. È per questo che ha ucciso il presidente della Armstech e il Decoy Octopus. Vuoi dire che... Esatto. Sei stato mandato qui per ucciderci, in modo che loro potessero recuperare il Metal Gear senza danni, insieme ai corpi dei soldati genetici. Fin dall'inizio il Pentagono ti ha utilizzato semplicemente come portatore del virus Foxdie. Foxdie? Non può essere! Vuoi farmi credere che Naomi lavorava per il Pentagono? Così almeno credevano loro. Ma sembra che la dottoressa Naomi Hunter non si lasciasse controllare così facilmente. Cosa? Abbiamo un nostro uomo infiltrato nel Pentagono. Ci ha riferito che la dottoressa Hunter ha modificato il programma Foxdie giusto prima dell'operazione. Ma nessuno sa come e perché. Mi chiedo... Forse l'hanno arrestata per scoprire la risposta a questa domanda. Non c'è dubbio. Ma io non so per quale motivo abbia architettato la sua meschina vendetta. Ancora adesso non sappiamo quali modifiche abbia portato al programma Foxdie. Oh, ma in fondo non importa. Ho già aggiunto il vaccino per il Foxdie nella lista delle mie richieste alla Casa Bianca. Esiste un vaccino? Deve esistere, ma quella donna è l'unica che lo sa con sicurezza. Potrebbe risultare non necessario, comunque. E perché? Tu sei riuscito a entrare in contatto con tutti noi, quindi tutti siamo stati esposti all'azione del virus. È vero che il presidente della Armstech e Decoy Octopus sono stati uccisi dal Foxdie? Ma Ocelot, io stesso e tu, il portatore, sembriamo non risentirne di alcun effetto. Un errore nella programmazione del virus? Potrebbe essere. Ma se non uccide te, posso stare tranquillo. Dopotutto, il nostro codice genetico è identico. Allora è vero. Tu e io siamo... Gemelli, esatto. Ma non gemelli normali, no. Noi siamo legati da dei geni maledetti. Les enfants terribles. Tu stai bene. Tu hai avuto tutti i geni dominanti del vecchio. Io invece ho avuto quelli danneggiati, quelli recessivi. Tutto è stato programmato perché tu fossi il più perfetto dei suoi figli. La sola ragione della mia esistenza è stata di rendere possibile la tua. Ero il cocco di papà, eh? Proprio così. Io sono lo scarto di quello che hanno usato per crearti. Riesci a capire cosa significa sapere di essere spazzatura fino dal giorno della tua nascita? Ma io sono quello che nostro padre ha scelto. Ecco perché sei così ossessionato da Big Boss. Una specie di amore deviato. Amore? Odio, vorrei dire. Mi ha sempre detto che ero inferiore. E ora avrò la mia vendetta. Tu dovresti capirmi, fratello. In fondo hai ucciso nostro padre con le tue stesse mani. Mi hai rubato la possibilità di vendicarmi. Ora io finirò il lavoro che nostro padre aveva iniziato. Sarò migliore di lui. Lo polverizzerò! Sei uguale a Naomi. Beh, di certo non sono come te. Al contrario di te. Io sono fiero del destino che hai contenuto nei miei geni. Aspetta. Snake, il tuo sarà il primo sangue versato da questa nuova gloriosa arma. Consideralo un onore, un regalo di tuo fratello. Ora te lo mostrerò. Guarda la potenza dell'arma che ci condurrà nel XXI secolo. Si sta muovendo. Appunto, come lo ferma? Sapete che quando io avevo il gioco di SmackDown contro 2011, avevo creato il proprio Snake Liquid e anche molti altri, che quando comprerò il 2012, beh, sicuramente li ricreerò.
insomma, di paroli. Pensate che una volta Resterminia ho combattuto proprio contro Liquid per il titolo. Beh, ovviamente ho vinto io. È stato epico. Beh ragazzi, la puntata finisce qui, ci vediamo con lo scudo col Metal Gear alla prossima. Ciao!